Buongiorno a tutte e a tutti. Sono Giuseppina Incorvaia, docente dell'Istituto Superiore Fermi di Licata e do il benvenuto a questo nostro webinar, organizzato nell'ambito dell'educazione alla legalità e al contrasto al bullismo, perché siamo consapevoli come scuola che anche il bullismo è mafia. E che, come ebbe a dire tanto tempo fa Salvatore Borsellino, il fratello del giudice Paolo, esiste un sottile filo della logica che lega i due fenomeni, quello del bullismo e quello delle grandi strategie di azione utilizzate dalla mafia. Oggi quindi siamo tutti qua riuniti per parlare di un uomo straordinario, di un uomo che ha speso la sua vita per la giustizia, testimone. Oggi forse più che mai, a 31 anni dalla sua uccisione, testimone della miseria umana. Parleremo di un uomo che nell'esercizio costante della sua missione ha sempre cercato la verità, anche prima di morire, quando proprio poco prima di spirare non pronunciò parole di aiuto, ma solo la frase «Picciotti, che cosa vi ho fatto?» Ed è questo il titolo che abbiamo voluto dare al nostro incontro. Perché parleremo oggi del giudice Rosario Angelo Livatino, che anche di fronte alla morte non ha smesso mai di cercare la verità. Ebbene, vogliamo parlare di questo martire in odium fidei proprio da scuola. Abbiamo voluto che Rosario Angelo Livatino venisse tra i ragazzi e sedesse accanto a loro oggi. E parleremo di lui proprio con i ragazzi. Attraverso un linguaggio comune con la Chiesa, proprio perché i nostri giovani allievi, che consentitemi queste riflessioni, giornalmente sono tartassati da immagini di violenza, da atti di bullismo, da assenze parentali, da una esposizione ad ogni forma di consumismo emozionale, come più volte ho detto, protagonisti a volte anche inconsapevoli della perdita di valori. Ebbene, io mi auguro che oggi questi ragazzi, attraverso questo incontro, possano veramente ritrovarsi nell'esempio di Rosario Livatino, un modello di umiltà che ha saputo sempre, fortemente, saputo coniugare nel suo impegno quotidiano i valori laici della Costituzione e della legge con quelli della fede. Pertanto saluto e ringrazio con grande, grande stima per la loro presenza, i nostri gentili ospiti. Il professore Domenico Casali, nostro stimatissimo collega e docente di diritto presso l'Istituto Fermi, nonché referente del progetto sulla legalità, che ci parlerà della figura di Rosario Livatino, ma anche dei principi della legalità. Mai disgiunti, e lo dirà il professore Casali, mai disgiunti dalla sua esperienza di giudice. Saluto e ringrazio, è un grande piacere averlo qui con noi, Don Giuseppe Livatino, postulatore diocesano della causa di canonizzazione del giudice Rosario Livatino, appunto. Ringrazio e saluto per la sua presenza l'architetto Massimo Muratore, consulente del sindaco del comune di Canicattì per le iniziative di beatificazione del giudice Rosario Livatino. Un carissimo saluto alla nostra dirigente scolastica, professoressa Amelia Porrello, sempre attenta e sensibile oltremodo a cogliere tutte le iniziative che concorrano e possano concorrere alla crescita dei suoi allievi. Un saluto particolare, affettuoso. Consentitemi di dare alla nostra preziosa professoressa Giovanna Cavaleri, docente di religione presso la nostra istituzione scolastica. Giovanna, senza la tua tenacia e senza la tua determinazione, oggi questo incontro non sarebbe stato possibile. Oggi sei anche la nostra, come dire, impareggiabile regista, perché da dietro le quinte curi la regia di questo nostro webinar. E io ti invito a inquadrarti, accendi la tua telecamera in modo che possiamo, ciao Giovanna, in modo che possiamo conoscere chi c'è dietro tutto questo lavoro di oggi. L'ha voluto e l'ha voluto fortemente la professoressa Cavaleri. Grazie Giovanna, grazie ancora a nome di tutti. Grazie a te, torno dietro. Ok.
Rivolgo un saluto particolare ai nostri alunni, che poi sarebbero i principali destinatari del messaggio di legalità e di giustizia che speriamo oggi giunga loro da questo incontro. Un saluto e un ringraziamento alle famiglie, ai docenti, a tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta dai canali social Facebook e YouTube. Con piacere saluto anche le numerosissime scuole che oggi ci stanno seguendo in diretta. Consentitemi di nominarle perché ci tengo tantissimo, proprio perché la loro presenza per noi è motivo di grande orgoglio. Ringraziamo gli istituti comprensivi di Canicattì, Mario Rapisardi, Gangitano, Verga. Ringraziamo gli istituti comprensivi di Ravanusa, Manzoni e Marconi, l'istituto comprensivo Roncalli di Burgia, Caltabellotta, Sant'Anna, Lucca Sicula, Villafranca, l'istituto di istruzione superiore Alberti Dante di Firenze e il liceo scientifico Fermi di Sciacca. Grazie a voi tutti per partecipare al nostro webinar. Per ultimo, consentitemi un ringraziamento affettuoso ad un nostro alunno, Alex Lupo. È suo quel ritratto del giudice Rosario Livatino che abbiamo voluto porre nel manifesto di invito a questo incontro, proprio a testimonianza della grande sensibilità che i nostri allievi hanno manifestato per questa figura. Alex Lupo frequenta la quarta D del nostro indirizzo TBS. Bene, Preside, adesso passo la parola a lei per il suo saluto di indirizzo. Prego. Buongiorno a tutti, io ringrazio e saluto i partecipanti, quindi mi associo ai saluti che ha fatto la professoressa Ingorvaia, quindi ripeto il mio benvenuto a questa manifestazione al professore Domenico Casali, il nostro docente, a Don Giuseppe Livatino, all'architetto Massimo Muratore, ma anche a tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche che sono collegate, ma soprattutto ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze della nostra scuola, così come delle altre scuole che sono collegate dalle varie parti d'Italia. È una bella iniziativa che abbiamo caldeggiato e sostenuta, proposta dalla professoressa Cavaleri. È un'iniziativa che mi è molto piaciuta perché devo dire che nella mia precedente esperienza ho conosciuto il giudice Livatino e quindi mi piace ricordare anche tra i banchi di scuola questa figura autorevole di magistrato che io ricordo per la sua notevole preparazione giuridica ma anche per il suo alto senso di giustizia, che hanno permeato tutto il suo ruolo di giovane magistrato ad Agrigento. E quindi è bene che il ricordo dell'uomo e del giudice Livatino siano vivi anche nelle nuove generazioni. Per me, insomma, io ho conosciuto, ma altri sicuramente non conoscono bene quella che è stata la figura del giudice Livatino. Ed è giusto che queste iniziative partano dalla scuola per un pochino rinfrescare quello che ricordo, l'esperienza altissima di una persona così lodevole come il giudice Livatino. Io do la parola ai relatori, così come nella scaletta che abbiamo previsto, e quindi cedo la parola alla professoressa Ingorvaia. Grazie, Preside. Adesso vedremo un video che la professoressa Cavaleri vorrà inviare prima di dare inizio. Era mattina presto, quel 21 settembre del 1990, esattamente 25 anni fa. Rosario Livatino, a bordo della sua utilitaria color rosso amaranto, stava andando al lavoro, percorrendo la vecchia statale 640 che collegava Agrigento a Caltanissetta. Nessuna scorta, era da solo alla guida, quando all'altezza di Contrada Gasena venne intercettato e ucciso da 4 sicari, assoldati dalla stidda di Canicattì e di Palma di Montechiaro, in rotta con Cosa Nostra. Rosario Livatino, il giudice ragazzino
come lo chiamò l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, aveva solo 38 anni. Sostituto procuratore del Tribunale di Agrigento, dal 1979 in poi aveva messo a segno numerosi colpi contro le organizzazioni mafiose locali, utilizzando spesso lo strumento della confisca dei beni, ed è stata proprio la severità delle sue sentenze a scatenare la vendetta di sangue. La sua formazione e la sua stessa vita sono state segnate dalla ricerca della verità nel nome della libertà e della giustizia. Fu tra i primi PM in quegli anni a chiedere di interrogare un ministro, l'ex democristiano Calogero Mannino. Cattolico fervente, martire della giustizia e della fede, lo definì Papa Giovanni Paolo II. Il 19 luglio 2011 è stato firmato da Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, il decreto per l'avvio del processo diocesano di beatificazione e canonizzazione. Immagini molto, molto commoventi anche a tanti anni di distanza, immagini molto forti e che ancora oggi ci pongono di fronte a mille domande sull'uccisione di un giudice così giovane, sicuramente non legato, assolutamente non legato alla carriera, né ad intessere relazioni particolari. Pensate che il giudice Livatino in 12 anni di attività come magistrato non ha mai rilasciato un'intervista. Un uomo che ha combattuto la mafia nonostante le ripetute minacce a lui, ai suoi anziani genitori. Un uomo che sapeva di essere nel mirino della mafia e che per non mettere a rischio altre persone, pensate, non volle mai, ma sicuramente queste cose le sapete, non ha mai voluto una scorta. Un uomo che ha dedicato la sua vita a cercare di garantire ad ogni uomo ciò che spetta in fondo di diritto, non sono cose straordinarie, ha sempre difeso la libertà, la vita, consentitemi anche di dire quella dignità che forse voleva anche restituire a questo nostro territorio e che perciò la stigia, la mafia agrigentina, ha voluto ad ogni costo zittire per sempre. Bene, professore Domenico Casali, e siccome noi vogliamo conoscere la figura del giudice Livatino ancora meglio di quanto si possa fare con le mie parole introduttive, adesso le passo la parola, senza però prima aver ricordato a chi ci sta ascoltando che potete formulare domande, fare commenti e usando la chat del webinar, pregandovi però, se doveste porre delle domande, di indicare pure a chi la domanda viene destinata. Quindi, professore Casali, Domenico, la parola a te. Il microfono accendi, Domenico. Ok, mi sentite? Okay, buongiorno a tutti i presenti, a tutti coloro che hanno desiderato e voluto partecipare a questo incontro. Ringrazio coloro che lo hanno permesso, che hanno permesso la realizzazione di questo momento di formazione sulla legalità, la legalità tra i banchi di scuola. Oggi tra i banchi di scuola abbiamo un ospite speciale, eccezionale, ed è appunto Rosario Livatino, il giudice ragazzino, così lo chiamava il presidente Cossiga. Così, ripercorrendo brevemente la sua vita, vediamo che ha conseguito la maturità classica presso appunto il liceo Ugo Foscolo di Canicattì e ha frequentato appunto la facoltà di giurisprudenza all'Università di Palermo. È stato un eccellente studente, infatti si è laureato col massimo dei voti, conseguendo anche la laurea con lode all'età di 22 anni. E ha superato un primo concorso come vice direttore in prova dell'ufficio registro di Agrigento. E durante questo primo periodo di lavoro si prepara, studia e affronta il concorso in magistratura, un concorso tanto, molto difficile, e riesce con successo però a superarlo, si posiziona tra i primi vincitori del concorso in magistratura. La sua prima entrata in un tribunale, la sua prima esperienza nel tribunale è appunto quella di uditore giudiziario presso il tribunale di Caltanissetta, ma molto così velocemente riesce ad essere nominato procuratore, sostituto procuratore della Repubblica nel tribunale di Agrigento.
Livatino si occupa di processi importantissimi contro la mafia, contro la criminalità, la corruzione, la confisca dei beni, avete sentito durante il video. Cosa ci può aiutare a conoscere bene meglio Livatino? Sicuramente Livatino stesso, i suoi iscritti, gli iscritti che abbiamo, che si trovano nella sua agenda privata. Lì sono contenute delle idee profonde sulla giustizia e sulla legge. Una delle tante frasi che esprimono veramente l'intensità del suo pensiero è appunto quella che vede la legge e dice: la legge è fatta per l'uomo, non è l'uomo fatto per la legge. Voglio soffermarmi su questa frase per capirne quantomeno nel modo migliore possibile il significato. Secondo il giudice, la legge in realtà va applicata ponendo l'uomo al centro. La legge perciò è un mezzo, non è un fine, ed è un mezzo che permette di tutelare la dignità dell'uomo. È come se Livatino abbracciasse uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. È come se si impegnasse insieme allo Stato, alla Repubblica, a riconoscere e garantire quel diritto inviolabile dell'uomo, la sua dignità. Nessuno tocchi la dignità dell'uomo. E questo approccio è un approccio di un uomo che umanizza la giustizia, che dà l'anima, proprio il senso dell'anima della giustizia. Il compito del magistrato, dice Livatino, è quello di decidere. Decidere significa scegliere, no? E scegliere e decidere è una delle cose più difficili che tutti noi siamo chiamati a fare ogni giorno, nelle piccole e nelle più importanti cose. Le decisioni del magistrato riguardano l'imputato. Livatino guarda l'imputato con rispetto, considera la sua umanità. Basta pensare che stringeva sempre la mano dell'imputato al termine di ogni singola udienza, perché lui andava in realtà al di là della condanna. Per lui l'importante era rendere giustizia. Un valore molto grande dava alla giustizia, forse rendere giustizia non soltanto alla società civile ferita da un comportamento che ha arrecato un grave danno, ma rendere giustizia credo anche allo stesso condannato, fare in modo che l'uomo condannato potesse riparare al suo violento comportamento, che potesse riuscire a trovare un momento per ricucire quella ferita enorme che lo stesso condannato aveva causato alla sua dignità umana. Sicuramente Livatino è stato un uomo di legge dotato di una profondissima spiritualità. È stato sempre aperto al dialogo, si confrontava, rifletteva insieme con comunità di giovani culturalmente impegnate. Grandi sono le qualità umane del giudice e anche professionali. E queste qualità hanno sicuramente reso speciale la sua attività di magistrato. Il giudice ragazzino è stato, secondo me, tutt'altro che ragazzino. È stato un giudice maturo, un giudice di elevato spessore morale, di coerenza morale. È stato un testimone di valori umani e anche di principi costituzionali, che sono appunto il fondamento del nostro Stato. È stato un magistrato valoroso che si è prodigato con coraggio per difendere i principi di legalità, e purtroppo questo per tutto questo ha sacrificato la propria vita. Nei suoi scritti privati troviamo che ormai sono diventati dei testi letterari, troviamo dei messaggi di carattere educativo, di forte carattere educativo. Tra i tanti scritti che ha scritto, che tra i tanti testi che ha scritto, riflessioni che ha scritto, ve ne voglio proporre una densa di significato. Il giudice scriveva:
quando moriremo non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Una frase tanto semplice, ma con un forte peso. Il peso, l'auspicio, il desiderio dell'uomo, che coinvolge tutta la società civile, coinvolge tutti gli adulti, in quell'impegno che deve essere rivolto a insegnare ai giovani ad essere credibili, insegnare loro ad essere testimoni dei propri ideali, insegnare loro a credere di poter raggiungere i propri obiettivi, attraverso l'impegno costante, il senso di responsabilità, i valori. E insegnare loro però soprattutto che tutto questo, si deve consolidare senza scendere mai e poi mai, assolutamente mai, a compromessi. E credo che questa sia, anche la missione della scuola, è la missione della scuola, è la missione della famiglia, è la missione di tutta la società civile. Il giudice, ha lasciato veramente un'importante eredità giuridica, un'importante verità giuridica e anche umana, che tutti noi, dobbiamo impegnarci per mettere a frutto. L'esempio del giudice ragazzino deve farci riflettere. Ciascuno, di noi è chiamato a impegnarsi, per maturare una solida coscienza civica. Credo che il giudice, attraverso ciò che ha detto, per come ha svolto le sue funzioni professionali, ma ancora di più per ciò che è stato e secondo me ancora oggi è, questo appunto servitore dello Stato, ci insegna cosa significa essere cittadini attivi, essere instancabili costruttori di una società migliore. Io concludo con questa breve considerazione. Il giudice è un martire della giustizia ed è un simbolo, un modello che tutti noi dobbiamo seguire, che le nuove generazioni e non solo devono seguire. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Domenico per questo tuo intervento così carico di emozioni. Ma soprattutto ti ringrazio e ti ringraziamo per questa chiave di lettura laica dell'esperienza di vita del giudice Livatino, per la tua analisi così carica di emozioni. Il tuo intervento, come facevi notare d'altra parte tu, proprio perché riferito alla vita, all'esperienza di questa straordinaria figura, apre veramente un ventaglio di riflessioni e ci induce molto a riflettere di fronte a questo uomo di legge, che nell'impegno quotidiano di una missione non facile, come ricordavi sempre tu, Domenico, è stato in grado di adempiere appieno, costantemente, ai propri doveri, proprio con l'onore che richiede la nostra Costituzione. E permettimi di ribadire ancora una volta quel concetto che tu stesso poc'anzi hai formulato. Permettimi di ricordare le parole che pronunciò il giudice Livatino a proposito della deontologia della sua funzione di magistrato, e lo fece proprio in una conferenza da lui magistralmente tenuta, dal titolo altamente significativo Fede e diritto, allorché proprio il giudice Rosario Livatino disse che se compito del magistrato, come ricordavi tu poc'anzi Domenico, è quello di decidere e quindi di scegliere fra le numerose soluzioni, è proprio nel decidere e nell'ordinare che il magistrato credente deve trovare un rapporto con Dio. E aggiungeva alla fine, come ricordavi tu Domenico, che non alla fine della nostra vita non ci sarà chiesto sicuramente se siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. E ho voluto ribadire questo concetto forte, proprio perché si comprenda come il giudice Livatino con queste parole abbia dimostrato la sua grande capacità di sapere giustificare le determinate condotte, determinati comportamenti, non con la fede,
ma soprattutto con l'elemento più importante, con il diritto e la giustizia. Grazie, grazie ancora. Io, se posso un attimino riprendere questo tuo pensiero finale. Sì, io prego, con piacere. Questa interdipendenza, questa comunione fra il diritto alla fede, il Livantino la vorresti anche intendere fra spiritualità, valori umani, rispetto della persona prima di ogni cosa. E lui stesso dice che questa interdipendenza si viene sottoposta ogni giorno ad un confronto, e questo confronto a volte è armonioso, a volte invece è lacerante. Proprio perché c'è questa comunione fra diritti e diritto e spiritualità e valori umani, a volte si incontra ma a volte si scontra, e causa delle forti lacerazioni. Il suo senso di scusami se no, prego, prego. No, no, è bellissimo quello che stai dicendo. Sì, diciamo la mia emozione è data perché da un lato vedi un giudice ligio, severo, preciso, corretto, anche durante gli interrogatori, si infastidiva se qualcuno dei suoi collaboratori accendeva la sigaretta, non si fuma durante un interrogatorio, no? Questa persona inflessibile. Conosci, percorri la sua vita e trovi che dentro la sua spiritualità c'è il mare della dignità dell'uomo, e lì ti emozioni, non puoi fare in modo, non puoi essere il freddo, la persona fredda che la racconta la storia di un uomo, perché quell'uomo ci ha messo tanto spirito in quello che ha fatto, ecco. E lo hai detto con un'altra tua frase: il giudice Livantino ha sempre umanizzato la giustizia, lo dicevi tu poc'anzi, e ha sempre con dignità e rispetto di valori laici e valori spirituali, ha sempre cercato di costruire una società nuova. Quindi ti ringraziamo ancora una volta, Domenico, per queste tue parole veramente dense di significato, ci fanno conoscere meglio e più a fondo la figura di questo straordinario uomo. Bene, adesso vogliamo raccogliere la testimonianza di un autorevole nostro ospite, Don Giuseppe Livantino, che ha condotto la postulazione della causa di canonizzazione del giudice Rosario Livantino. E Don Giuseppe, vorrei iniziare intanto con una curiosità mia personale, ma credo anche di tutti quelli che ci stanno ascoltando. E vorrei chiederle, è casuale questa omonimia con il giudice o vi lega qualche grado o filo di parentela, Don Giuseppe? Don Giuseppe? Non vedo Don Giuseppe, è scomparsa la connessione. Giovanna, puoi fare qualcosa? Se c'è Don Giuseppe, passo al dottore Muratore. Allora, dottore Muratore, vogliamo anticipare il suo intervento? Allora, sì, facciamo grazie. Così, anticipiamo il suo intervento, visto che Don Giuseppe probabilmente avrà qualche problema di connessione. E intanto vi dico subito che l'architetto Massimo Muratore è stato nominato nella comunità di Canicattì consulente. Ecco, arriva Don Giuseppe. Allora, architetto Muratore, facciamo un piccolo passo indietro. Ecco. Don Giuseppe, suppongo che abbia avuto qualche problema tecnico, prevedibile e naturale. Quindi ho già detto, lei non mi ha sentito, che lei ha condotto la postulazione della causa di canonizzazione del nostro giudice Livantino, e vorrei subito esternarle una mia prima curiosità, che forse è la curiosità di tutti. L'omonimia con il giudice è casuale oppure c'è qualche filo di parentela tra lei e il Rosario Angelo Livantino? Mi sente? Non ci sente il Don Giuseppe? Ha qualche problema? Mi sente o no? Credo proprio di no.
Niente. Provi. Ah, ecco, la adesso voce è arrivata in maniera molto frammentata e metallica. Credo di la domanda. Allora, l'ha capita la domanda o la riformulo? È scomparso di nuovo. Qualche problema? Va bene. Non so, regista, cosa mi consigli di fare? Passiamo avanti. Va bene, dai, passiamo all'architetto muratore. Questo è il bello della diretta, giusto come si dice. Allora, architetto muratore, siamo di nuovo io, lei e gli altri. Don Giuseppe, adesso quando arriverà, se arriverà, e mi auguro che arrivi, lo sentiremo dopo. Allora, intanto un benvenuto a lei. Stavo dicendo che è stato nominato nella comunità di Canicattì consulente del sindaco Ettore Di Ventura, come per l'organizzazione di tutto il programma, delle iniziative e manifestazioni, insomma, legate a questo processo di beatificazione. Le passo la parola per illustrarci un pochino quello che a Canicattì state facendo. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Vi saluto e vi saluto da Ravanusa. Io sono un insegnante e sono a scuola, quindi per questa parentesi lo dico per amplificare il senso di questa giornata rivolto proprio al mondo della scuola. E ci tengo a dire che il mondo della scuola era fortemente legato al giudice Di Vatino, perché è stato ricordato, lui è morto a 38 anni, quindi la maggior parte della sua vita l'ha trascorsa a scuola. Quindi il mondo scolastico è stato una delle situazioni più significative nella breve vita del giudice Di Vatino. È stata trasmessa un'immagine, una fotografia del giudice con la professoressa Ida Abate, il professore Carlino. E anche qui, anche per questo mi piace ricordare che i primi testimoni, diciamo, i primi a raccogliere l'eredità morale e a narrare, a testimoniare l'esperienza di Rosario Di Vatino, sono stati proprio i suoi compagni di scuola, i compagni del liceo e i suoi insegnanti. Sono stati coloro che hanno iniziato a raccontare la vicenda, prima di tutto umana, di Rosario Di Vatino e il dramma dei genitori. Quindi prima che la figura del giudice esplodesse in tutta Italia, sia nella società che nella Chiesa, i primi occhi, le mani, i primi testimoni sono stati proprio gli insegnanti e i compagni. E certamente questa giornata si raccoglie questo testimone, il mondo della scuola che si fa promulgatore della figura di Rosario Di Vatino, sia per la sua alta attività educativa nello Stato. La scuola è lo Stato. E quindi formazione e cittadinanza li impariamo anche a scuola. Quindi Rosario Di Vatino diventa esempio e testimone anche di questo. E la città di Canicattì intanto è orgogliosa, mi è un sano orgoglio, perché un proprio concittadino assurge agli onori degli altari. In questi anni la città l'ha sempre ricordato annualmente, mai in maniera stanca, mai in maniera ripetitiva, però Di Vatino e insieme al giudice Saette e al figlio che sono stati uccisi a settembre in date vicine ma in anni diversi, la città ha sempre ricordato, si è sempre caricata l'onere di accompagnare i familiari nel loro dramma personale, ma a testimoniare e accogliere proprio il testimone del loro sacrificio nella società. E quindi la città intanto è testimone di Di Vatino. Ancora ci sono molte persone che lo hanno conosciuto, e come è stato detto, siccome non si conosceva dal punto di vista pubblico, come figura pubblica, come giudice che nella sua ambito professionale, però vi è tutto il risvolto intimo, personale, che va dal barbiere a dove compravano la spesa, a quei legami
intimi, familiari, e ancora ci sono persone che ricordano la dolcezza, il garbo, lo stile del giudice e della sua famiglia. Una storia più piccola, però che dà sostanza alla grande storia del futuro beato, la storia quotidiana di una persona che per i fatti della storia, per la sua professione, appunto ha subito questo che è un vero e proprio martirio in una guerriglia che la mafia ha causato, insanguinando le nostre strade, turbando le nostre coscienze, condizionando la nostra società e la nostra economia. E Livatino quindi ha fatto la propria parte con la sua professione, ma l'ha fatta come persona. Quindi la città ad oggi, l'amministrazione comunale, ma i singoli cittadini, vuole cogliere la testimonianza del giudice e diventare segno, essa stesso, Canicattì, diventare segno del giudice Livatino. Quindi sono state pensate delle iniziative di preparazione al giorno 9 maggio, con una sfida grande che è quella della pandemia, quindi non naturalmente molto limitate nelle cose che si possono fare, però lo si è voluto cogliere questo, non è una, è più una sfida che un problema, il proporre il giudice Livatino, la sua figura in questo tempo. Infatti non abbiamo voluto procrastinare, non abbiamo voluto saltare, anzi abbiamo accolto con gioia questa coincidenza del 9 maggio che i vescovi di Agrigento hanno scelto per celebrare la beatificazione. E quindi proprio in questo tempo di difficoltà per le persone, per le imprese, per la scuola, per ognuno di noi, per le famiglie, ecco, cosa ci può dire in questo tempo così difficile per tutti Livatino? Quindi Livatino non è il santo degli altari, non è il santo degli hobby, non è il santo delle cose quando tutto è bene, è a posto, però è la persona che ci può aiutare in un momento di difficoltà qual è questo. E quindi la grande sfida che si è posta il Comune insieme alla comunità ecclesiale, che ha proposto le proprie iniziative, ma che ha dovuto comprimere, sono tutte, per esempio, è stata data la cittadinanza onoraria al signor Nava, che è il testimone di giustizia, il testimone oculare dell'omicidio. La città ha voluto riconoscere a questa persona che ha distrutto la sua vita, perché vive sotto scorta, ha dovuto cambiare totalmente, perché l'incrocio della storia l'ha messo lì ad essere testimone oculare di quel fatto orrendo e orribile dal punto di vista umano, dal punto di vista civile, dal punto di vista della religione. Quindi la città ha voluto far sì che Nava diventasse concittadino di Canicattì, in questo alto riconoscimento, concittadino dello stesso Rosario Livatino e dei suoi genitori che, come dire, sono morti poi di dolore nel tempo che il Signore gli ha dato. E quindi questo è un primo segno che la città di Canicattì ha voluto dare. Quindi, come dire, in un certo senso universalizzare l'esperienza di Livatino attraverso questa attività. Poi si propongono convegni. Abbiamo proposto online, abbiamo proposto anche un'attività culturale perché ci si potesse confrontare e declinare l'esperienza di Livatino, non già per degli addetti ai lavori, non già per le professioni degli avvocati, dei magistrati, ma è un esempio per tutto, un laico, una persona su cui quotidianamente ci si può confrontare per illuminare il cammino, illuminare il proprio stile personale nella professione che ognuno di noi fa, non necessariamente noi, ognuno di noi è chiamato a lottare contro la mafia. E noi, e con gli strumenti che sono gli strumenti della legalità, dell'onestà, con gli strumenti del vivere civile, della cittadinanza attiva. Quindi ognuno di noi è chiamato a essere testimone, così come ha fatto Livatino, che non lo dobbiamo scimmiottare,
ma lo dobbiamo vedere che lui è possibile. Quindi la città di Canicattì diventa segno di Livatino. Abbiamo in mente anche una revisione, un ridisegno della città anche dal punto di vista urbanistico, per collegare i luoghi cari a Livatino, che sono la casa, la scuola elementare, la chiesa, la parrocchia di San Domenico che loro, che la famiglia frequentava, la piazza Dante e ad altre strutture. Quindi chi vorrà venire in pellegrinaggio o vorrà venire a Canicattì per conoscere la vita di Rosario Livatino, ecco, speriamo che la città possa, ecco, presentarsi in questa nuova veste, una rigenerazione urbana che sia stimola anche per una rigenerazione morale e civile della città, che oggi a maggior ragione deve diventare, ecco, testimone, come dire, erede morale di questo grande e illustre suo concittadino. La memoria è viva, la memoria è viva anche di chi ha perplessità di Livatino Beato, proprio perché talvolta quell'incultura della prevaricazione che è stata nominata, quella mafiosità serpeggiante, imperante, così Livatino era insopportabile, proprio perché non era uomo dei compromessi, ma i compromessi li si poteva fare solo sul piano della legalità, solo su questo avvicinarsi alle persone, non sul piano del reato. E quindi anche chi si meraviglia di Livatino proprio per questa sua equivocando sul senso di misericordia, equivocando sul senso di proprio di un rapporto, un tratto umano del giudice o di qualunque professione si eserciti, anche un insegnante, anche un dirigente scolastico può sembrare poco propenso al compromesso, ma se il compromesso è sul piano della, appunto, della legalità, sul piano della persona e non al ribasso, sul tacere, su un compromesso, appunto, proprio dicevo, al ribasso delle cose per eludere la legge. Ecco, Livatino non era questo, e la città di Canicattì vuole viverlo sia laicamente e anche ecclesialmente. Quindi per ogni canicattinese c'è questo impegno, questo obbligo di essere testimone credente e credibile, dove il credente non è solo sul piano religioso. Proprio per fare una parentesi, non chi dice signore e signora avrà la vita eterna, non basta dirsi credente per essere credibili, però questo lo possiamo tradurre laicamente anche. Non chi dice io sono un insegnante, ma bisogna essere un insegnante credibile. Non chi dice io sono un dirigente scolastico e basta, ma bisogna esserlo, bisogna essere credibile. Quindi questa frase di credente ma credibile, credo che è un grande inizio per il futuro che ci attende dopo. Noi stiamo attraversando il deserto della pandemia, attendiamo tutto che finisca per una ricostruzione, una rinascita, e quindi speriamo anche che noi siamo chiamati a essere credenti nel nostro lavoro, ma credibili. Grazie. Bene, 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 grazie veramente, architetto. Le sue parole sono giunte chiare e forti, il messaggio è veramente interessante. Insisto ancora sulla laicità della grandezza di questo personaggio. In un momento, d'altra parte, mi consenta di dire, in un momento di grande crisi di valori, qual è quello che stiamo vivendo per tutti noi, per la comunità di Canicattì, non dico in particolare, ma anche per la comunità di Canicattì, parlare di Rosario Livatino oggi è sicuramente un segno di grande speranza, un motivo di orgoglio proprio per il patrimonio di valori che voi tutti condividete, avete condiviso con lui, e che questi momenti ci permettono di condividere con questo personaggio. Grazie ancora e tanti auguri per le vostre iniziative, speriamo che giungano tutte a buon fine. Don Giuseppe Livatino, ecco qua, siamo di nuovo a noi, e adesso mi auguro che l'audio funzioni bene, quindi io riformulo nuovamente la mia curiosità. Se il suo nome è accomunato a quello di Rosario Livatino per un puro caso oppure per un grado di parentela,
spero che funzioni l'audio, spero di sentire la sua voce. Salve. Perfetto, benvenuto Don Giuseppe. Quindi ci spieghi questa omonimia anzitutto. Non c'è verso, come dobbiamo fare? Ci sente lei? L'audio no. La sentiamo, lei perfetto, parli. Però spero che mi sentate voi quantomeno. Sì, sì, la sentiamo, bene. Non mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Sì, ma a tratti. Lei parli, noi l'ascoltiamo. Mi sentite? Non... Sì, Don Giuseppe, noi la sentiamo. Mi sentite, lei se mi sentite? Perfetto. Okay. Stavo dicendo che, ecco, la famiglia Livatino... Sì, dicevo la famiglia... Vi sento a tratti. Guardi, noi dicevo, non stiamo parlando, Livatino, parli lei. Proviene da Vicari, in provincia di Palermo, sì. Nel secolo XVIII, però ovviamente la parentela poi si è in qualche modo allargata, quindi sì, io sto parlando, mi sentite? Don Giuseppe, la sentiamo forte e chiaro, la sentiamo bene, lei non si preoccupi, sta parlando soltanto lei. La famiglia Livatino in qualche modo proviene da Vicari, in provincia di Palermo, e si insedia qui a Canicattina. Perfetto, allora io continuo. Sento prima. Non capisco che cosa sta succedendo. Don dalla Giuseppe, comunichiamo a Don Giuseppe Livatino che noi sentiamo benissimo. Infatti, lo stiamo facendo in diretta tramite telefonata, alla vecchia maniera. Perfetto. Quindi lei non comincia, può parlare perché noi arriva direttamente. A lei arriva l'audio leggermente in ritardo. Benissimo. Quindi stavo dicendo, la parentela è piuttosto lontana, anzi molto lontana. Praticamente c'è solo questa, più che altro, questa omonimia. Quindi la parentela è lontana, è un caso soltanto di omonimia, anche se è un filo lontano, motivo di orgoglio, lontano, ma c'è. Bene, Don Giuseppe, sì. Adesso le faccio una domanda più diretta riguardo il suo impegno nel processo della canonizzazione, certo. E che lei ha seguito come nella fase diocesana del processo. Il giudice Livatino è l'uomo della prima volta, lo abbiamo letto in tanti saggi, in tanti pensieri formulati, è il primo giudice magistrato che la Chiesa ha proposto alla venerazione dei fedeli. Ecco, vorremmo capire se questo processo di beatificazione è stato lungo, e poi vorremmo che ci dicesse il perché della scelta del 9 maggio proprio come giorno destinato alla beatificazione del giudice. Ha sentito la domanda, Don Giuseppe? Non lo so. Sì, un processo, è un vero e proprio processo, un'indagine che viene svolta da un tribunale. Sì, sto anche rispondendo, sì. Mi sentite? Sì, chiaro e forte. Mi sentite? Sì. Non capisco se mi sentite. Noi la sentiamo. Io non vi sento più. Com'è? Allora, noi la sentiamo, Don Giuseppe. La voce sua è nostra, sentite, di perfetto, ritardo, dicendo, ma la sentiamo. Vada il tranquillo. Il processo diocesano è durato esattamente sette... Com'è? Non c'è verso. No, non riesco a sentirvi e non riesco a seguire. Allora, Giovanna, riusciamo allora, a parlare telefonicamente? Dicendo, voi mi sentite comunque? Sì.
Allora, io non so sinceramente, allora mandiamo un video in... Eccoci. Don Giuseppe. Sì. Noi la sentiamo, quindi lei può rispondere sulla domanda, l'ha ascoltata la domanda? Sì, perfettamente, sì. Può rispondere, ok. Benissimo. Stavo dicendo che è un vero e proprio processo che viene svolto dal Tribunale Ecclesiastico nominato dal Vescovo. È una vera e propria indagine, ovviamente allo scopo di chiarire e di comprendere se innanzitutto la vita del candidato alla beatificazione si è svolta alla luce del Vangelo, quali sono praticamente i tratti distintivi di questa vita, e questo viene fatto attraverso la lettura degli scritti editi e inediti del candidato alla beatificazione, e ovviamente anche l'ascolto dei testimoni, di quelli che l'hanno conosciuto, quindi che sono i compagni di scuola, in questo caso gli insegnanti, i colleghi magistrati, i giornalisti, gli avvocati di Agrigento e non solo. Ecco, quindi è un processo che in tutti i modi ha voluto... Non siamo fortunati oggi con questo collegamento, purtroppo è un vero peccato, perché gli interventi di Don Giuseppe Livatino sarebbero stati oltremodo chiarificatori per comprendere la lunga prassi, tutto quello che c'è dietro questo processo, che, come ci diceva lui, è un vero e proprio processo. Me lo chiedevo ieri sera, ne parlavo con amici. Beatificare un personaggio, una figura, non è cosa facile, non è nemmeno cosa veloce. E adesso abbiamo di nuovo Don Giuseppe Livatino, non so se ci sente. Mi sente, Don Giuseppe? Non so. Sì. Credo. Ecco, sì. Stava dicendo che il processo è stato lungo perché si è trattato sempre di... purtroppo a tratti. Vi sento a tratti e con voce metallica sempre. Ascolti, lei ci dia la risposta. C'è un problema ovviamente di connessione, non riesco a capire perché non ho avuto problemi finora. Ok, comunque lei aveva già inteso la domanda, quindi se è così cortese da darci la risposta, perché noi la sentiamo. No. Niente. Non riesco a sentirvi. E questo è un vero peccato, un vero dramma. E, nemmeno il ritardo ci sente, sto capendo. Niente completletamente. Allora, Giovanna... Voi mi sentite comunque? Noi sì, la sentiamo. Io non sento voi, questo è il problema. Gliela scrivo nella chat, che cosa vuole? Scrivo la chat. Sarebbe una soluzione, secondo me, scrivere allora, sulla chat. Allora, un attimo, però la domanda già l'aveva capita, la prima domanda l'aveva sentita. Mi arriva la voce a tratti e in maniera metallica, non riesco a seguire completamente. Allora, facciamo così, Don Giuseppe, è scomparso di nuovo completamente. Ascolta Giovanna, intanto puoi mandare, perché avevamo chiesto al Don Giuseppe Livatino il perché del 9 maggio come data destinata per per l'evento, per la celebrazione della beatificazione. Posso intervenire io su questo? Sì, ecco, se il dottore Muratore ha lui la risposta, così poi abbiamo un bellissimo video in tal senso da fare, da proporre ai nostri ascoltatori. Prego, architetto. Il 9 maggio ricorda la visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento. Il Papa fu in Sicilia, visitò le diocesi di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani. Fu un'esperienza bellissima, io lo ricordo perché partecipai da giovane, un'esperienza di condivisione tra i ragazzi, un'esperienza di popolo, perché noi non siamo abituati a questi raduni di grandi masse, e poi conoscere il Papa Giovanni Paolo II di presenza, vederlo nei nostri luoghi, parlare di noi, parlare
dei nostri monumenti, della nostra storia, fu veramente un'esperienza bellissima. Il Papa incontrò presso Palazzo Vescovile i genitori di Rivatino, che erano stati accompagnati dalla professoressa Abate, erano presenti il cardinale Pappalardo, che era il vescovo di Palermo, e presente il vescovo di Agrigento d'allora, che era Monsignor Carmelo Ferraro. Quindi mi pare di capire che sia motivato proprio dalla presenza del pontefice in quel di Agrigento. Diciamo, questo era il contesto. Il Papa si emozionò talmente tanto per questa esperienza dei genitori, per questa narrazione, che poi alla messa della domenica, alla messa conclusiva della visita pastorale ad Agrigento, alla Valle dei Templi, sotto al piano San Gregorio, sotto il Tempio della Concordia, alla fine della messa proprio venne fuori con questo grido prima della benedizione, che nessuno era in programma, nessuno era fuori dalla domenica. Architetto, io la fermo qui, sento rumori stranissimi. Allora, io la fermo qui e anticipo quello che lei stava graziosamente dicendo, perché abbiamo un video molto forte, molto toccante. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Eppure a quel grido di dolore, guardate, ho la pelle d'oca, perché ogni volta sento il Papa con queste sue parole è un'emozione. Vi stavo dicendo, a quel grido di dolore, quel grido di aiuto che il Papa ha invocato, c'è stata la risposta violenta, arrogante, come sempre, quella della mafia. Ricorderete senz'altro le bombe alla Basilica di San Giovanni in Laterano, alla chiesa di San Giorgio al Velabro, ricordiamo tutti a come Firenze, si fa a non ricordarlo, a Firenze, l'assassino di Don Pino Puglisi, oggi anche egli beato. Quindi voglio dire, era il tempo delle stragi, la risposta ci fu e fu una primavera per la comunità ecclesiale, per la società civile. Per questo la Chiesa diocesana ricorda con amore, con gratitudine quella data, e fu il Giovanni Paolo II per primo a riconoscere il martirio ai non fidei sul Rivatino, e quindi per questo i vescovi hanno voluto sottolineare questa data, non già il 21 settembre, la data del martirio, dell'uccisione, ma l'elemento più ecclesiologico, più anche significativo dal punto di vista civile per le nostre società, per Agrigento, per la provincia di Agrigento, non fu quel momento della morte, ma fu questa dichiarazione alla vita, questa dichiarazione della dignità del popolo siciliano, che fu detto proprio giorno 9. Grazie, architetto. Intanto io chiedo a Giovanna, la nostra regista, se per caso non abbiamo un modo alternativo per sentire Don Giuseppe, non so, anche telefonicamente, dimmi Giovanna, oppure passiamo la parola ai nostri utenti, perché ho visto delle riflessioni, qualche domanda. Dimmi Giovanna, che facciamo? Niente.
C'è modo di sentire Don Giuseppe o passiamo avanti? Mi senti, Giuseppina? Sì, sì, ti sentiamo, Giovanna. Allora, abbiamo telefonicamente Don Giuseppe. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Quindi, Giuseppe, prego. Avremo solo la sua voce, non sì. La sua... Okay. Sì, per tanti problemi audio evidenti, eh? Ok, io avrei qualche altra domanda da porgli, se tu mi dai il via io gliela pongo. Sì, 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 vai. Ok, Don Giuseppe, noi non la vediamo, ma è come se la vedessimo, ci sentirà. Abbiamo anticipato qualcosa, insomma abbiamo stravolto le domande che avrei voluto farle. Intanto questa è una domanda alla quale tengo particolarmente. Lei, che ha curato, si è impegnato tantissimo in questa causa di canonizzazione, come ha accolto la notizia quando ha saputo che era stata autorizzata la beatificazione del giudice? Vi dico subito con grande meraviglia, vi spiego anche perché questa meraviglia. Normalmente dal momento in cui viene concluso il processo nella fase diocesana e gli atti di questo processo vengono poi depositati a Roma presso la Congregazione alle Cause dei Santi, ovviamente passo un po' di tempo perché la Congregazione deve avere il tempo ovviamente di analizzare, di leggere con attenzione i fascicoli processuali e quindi eventualmente disporre o l'ascolto di altri testimoni o comunque un'indagine suppletiva. Non pensavo che in soli due anni, in appena due anni, la congregazione svolgesse con tutta questa celerità questo suo compito e quindi attraverso il prefetto della congregazione alle Cause dei Santi proponesse al Santo Padre la firma del decreto per riconoscere appunto questo martirio in nome di un fedele. Sì, le chiedevo le emozioni che ha provato quando ha saputo di questa autorizzazione. Beh, l'emozione è grande, la meraviglia, lo stupore, tenete conto ovviamente che non è che le beatificazioni anche qui in diocesi di Agrigento siano all'ordine del giorno. Beh certo, sicuramente. Bene. In particolare sapere dopo tantissimi anni che un figlio di questa terra è stato riconosciuto come martire, quindi come martire in odium fide, e quindi che verrà dichiarato beato, ovviamente è una cosa veramente grandiosa. Grandiosa. Non solo dal punto di vista religioso, perché Livatino è certamente un beato, perché martire in odium fide, però è anche un eroe civile, uno che realmente con la sua vita fatta di una fedeltà profonda alla Costituzione repubblicana da un lato, al Vangelo dall'altro, realmente dimostra quanto sia importante questa testimonianza. Sì. Testimonianza, lo ripeto ancora una volta, civile, però sostenuta, rafforzata ancora di più dalla fede, quindi diventa veramente un messaggio universale il suo. Bene, grazie Don Giuseppe della sua condivisione di emozioni. Ho letto tantissimo recentemente su questa straordinaria figura di uomo, che non vi nascondo che risulta molto, molto difficile non rimanerne affascinati. Ecco, fra le altre cose leggevo recentemente che il giudice Livatino, diciamo, si arrabbiava un po' quando gli dicevano che era un giudice antimafia. La cosa mi ha incuriosito. Don Giuseppe, mi saprebbe dare qualche risposta? Perché si arrabbiava quando lo definivano giudice antimafia? In fondo era la mafia che combatteva pure, no? Vi dico subito, un giudice non può essere antimafia. È come dare del prete antimafia ad un sacerdote come Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi e Livatino non erano contro la mafia. Erano per la giustizia, per la verità e per la vita. E la mafia, che con la sua violenza e con la sua arroganza è contro la società, contro ogni diritto, è contro il futuro e il benessere di questa società. E la mafia che si pone anche contro il Vangelo. E in questo dobbiamo essere anche molto chiari. Qui non c'è una guerra tra bande di ragazzini che sono rivali. Qui c'è praticamente un affermare i diritti della persona, la dignità della persona, da un lato, e praticamente il cercare di calpestare questi stessi diritti dall'altro. Questa è la mafia e questo è invece l'atteggiamento da quest'altra parte di chi alla fine si impegna semplicemente per garantire
la giustizia per garantire i diritti di tutti. Eh sì, condivido appieno, sono due colossi a confronto, il grande amore per la giustizia e la violenza della mafia, due colossi, ma alla fine la vincerà l'amore. Quanti insegnamenti, Don Giuseppe, dietro questo amore per la giustizia, per la vita, per la dignità. E sono convinta, mi consenta di dirlo, che proprio questo amore fu la minaccia più pericolosa agli occhi della mafia e dei mafiosi. Don Giuseppe, la prova del martirio in odio alla fede è arrivata anche grazie a delle testimonianze, in particolare ad una dichiarazione resa da uno dei quattro mandanti dell'omicidio che poi si pentì. Il mafioso ha testimoniato durante la seconda fase del processo di beatificazione che, se non ricordo male, fu aperta nel 2011. E grazie a quelle dichiarazioni proprio è emerso che chi ordinò di uccidere Rosario Livatino sapeva bene che questo giudice non si sarebbe mai, non avrebbe mai ceduto a una interlocuzione con la criminalità. Secondo lei, Don Giuseppe, cosa ha generato nel cuore di questo pentito la morte del giudice Livatino? Quali sentimenti? Perché si è pentito? Questo posso dirvelo da testimone oculare, nel senso che sono stato chiamato attraverso il cappellano del carcere di Opera, che è un carcere di massima sicurezza che si trova in provincia di Milano. Sono stato invitato ad incontrare uno dei quattro giovani killer, Gaetano Puzzangaro, originario di Palma di Puzzangaro, sì. Sì, e posso dirvi che quando sono andato lì, in carcere di Opera, ad incontrare questo ormai praticamente cinquantenne, però era un ragazzo di 20 anni quando ha commesso il delitto, mi ha ripetuto fino all'ossessione questa frase: se potessi tornare indietro. E io ho fermato subito, ho detto: Gaetano, tu indietro non puoi tornare, come nessuno di noi può tornare indietro. Però con la riflessione, con il cammino di conversione che hai fatto in questi anni, tu puoi guardare avanti e puoi, come dice anche il salmista, aiutare gli altri a non sbagliare. E questo è il dato più importante. Tu hai sbagliato, però puoi insegnare agli erranti quelle che sono le vie della giustizia e della verità. Puoi spiegare ai giovani ventenni di oggi quanta illusione ci sia e soprattutto quanta tristezza comporti fare scelte di violenza e fare scelte che tendono a sopraffare l'essere umano. E lui si è rinfrancato, perché finalmente ha detto: guarda, io non ho avuto il coraggio, volevo chiedere perdono ai genitori di Rosario, non ho avuto il coraggio di farlo, e gli è rimasto anche questo ulteriore rammarico, perché mi disse: io quella mattina non dovevo esserci, speravo che il giudice prendesse un'altra strada, speravo che non si alzasse quella mattina, che non si mettesse in macchina per raggiungere Agrigento, perché dentro di me, mi disse esattamente, pur non conoscendo Livatino, ho sentito un profondo turbamento che mi ha fatto star male. Poi, dopo qualche tempo, lui ha cominciato a conoscere la figura di Livatino attraverso la stampa, attraverso gli articoli che venivano pubblicati, le testimonianze che venivano date, e da quel momento in poi in qualche modo ha compreso anche chi era realmente Livatino. A lui era stato detto banalmente, semplicemente: senti, devi farci un favore, devi darci una mano, vieni con noi. E quel favore e quella mano praticamente si sostanziava nell'uccisione di una persona. Nell'uccisione della persona, tra l'altro, si pone di fronte ai suoi carnefici, appunto, come è stato ricordato prima, non maledicendo, non in qualche modo gridando vendetta, ma semplicemente con le parole: picciò, che cosa vi ho fatto? E questo lo dice lunga sulla concezione che aveva Livatino della sua attività giudiziaria. Livatino ha agito semplicemente per il bene della collettività e quindi anche per il bene di quei ragazzi che senza alcuna cognizione, senza alcuna coscienza, gli stavano togliendo la vita. Ecco perché lo stupore di Livatino: perché mi stanno uccidendo? Infatti. Perché lui non li conosceva, non aveva fatto nulla contro di loro,
semplicemente impegnato in qualche modo per assicurare la giustizia e quindi per far vivere meglio tutti quanti. E questo è veramente grande. Sì, questo ragazzo che oggi ha 50 anni, questo killer, in qualche modo ora sta facendo un cammino veramente importante di conversione. Vedete come quindi è importante sapere che alla fine la redenzione, la salvezza c'è realmente per tutti. Si può anche sbagliare nella vita, si possono commettere anche atti veramente nefandi, ma c'è sempre spazio per ricominciare e c'è sempre spazio per vedere la vita nella sua giusta dimensione. Potremmo anche vederci, Don Giuseppe? Vai. Sì, dico, potremmo anche vederci non forzatamente, di sicuro, un po' del concetto della provvida sventura di manzoniana memoria. Non sempre le cattive azioni, i comportamenti violenti e criminosi sono destinati alla morte dell'anima, potrebbero anche fare risuscitare altre emozioni, altri sentimenti. Don Giuseppe, la sua testimonianza su quest'ultima mia domanda è stata di grande spessore morale e ci aiuta ad avviarci alla conclusione di questo nostro interessantissimo, un po' sofferto ma sicuramente efficace colloquio. Guardi, io colgo spunto da una riflessione che ci è giunta proprio adesso da una collega, Laura Pintacorona, e ne approfitto per leggerla volutamente perché si va a collegare bene con l'ultima mia domanda con la quale poi chiudiamo con lei. Dice la collega, complimenti che ha organizzato questo evento, vabbè, oggi è un imperativo categorico conoscere i fatti di ieri per costruire quelli di domani. È un'emergenza reale quella di diffondere la cultura dei valori civili per un'acquisizione profonda dei diritti di ciascuno. L'educazione alla legalità passa anche attraverso le mura scolastiche. La scuola è il luogo della coscienza collettiva. Aggiungiamo oggi un altro tassello alla formazione dei ragazzi. Perché il messaggio suo, questo ultimo in particolare, Don Giuseppe, mi credo, è un messaggio forte per i nostri giovani. Ed è perciò che le chiedo che intanto le ricordo che abbiamo voluto portare la figura di questo giudice tra i banchi proprio perché è ai giovani che rivolgiamo oggi questo messaggio di giustizia e di legalità. E quindi le chiedo, Don Giuseppe, di inviare un messaggio con cui concludere questa sua testimonianza. Un messaggio che sono certa, mi permette, lo dico affettuosamente, potrebbe essere sicuramente anche il messaggio del giudice Livatino. Infatti, guardi che è proprio la testimonianza di Livatino a lanciare il messaggio più credibile. Cosa ci dice Livatino? Cosa dice a noi oggi, uomini e donne del XXI secolo? Dice fondamentalmente una cosa. Noi dobbiamo fondare necessariamente la nostra vita su un insieme di valori. Questi valori possono essere, come scrive anche Livatino, quelli civili, possono essere quelli religiosi, purché di valori si tratti, e cercare sempre di distinguere tra valori e disvalori, perché oggi ci vengono proposti più disvalori che non valori. Il bullismo non è altro che un esempio eclatante di questa proposta nefanda di disvalori. L'essere forte, il sentirsi più forte dell'altro, il fare branco, perché ovviamente è più facile nel branco colpire chi è più debole e umiliarlo. In realtà questi non sono per niente valori. Ma guardate che nell'immaginario collettivo, purtroppo, con la grande quantità di immagini, ma anche di concetti, da cui veniamo praticamente travolti, è facile scambiare le cose, è facile fare confusione. Livatino invece ci dice, siano i tre valori di riferimento quelli del Vangelo, quindi quelli della fede, siano i tre valori di riferimento quelli civili, quindi del rispetto, della dignità dell'uomo, della giustizia, della verità, però purché la tua vita sia fondata su questi valori, altrimenti noi rischiamo di diventare delle cose
sfruttata in malo modo, in un modo di pensare che porta solo ovviamente risvolti negativi nella vita quotidiana e nei rapporti interpersonali. Questo è il grande appello di Rosario, e questo è il grande appello che dobbiamo sforzarci tutti quanti di comprendere. Grazie. E di far comprendere. Grazie. Grazie di vero cuore, Don Giuseppe. Le sue parole arrivano dritte al cuore e lì, le posso garantire, si fermeranno. Ne faremo tesoro per i nostri messaggi di formazione ed educazione ai nostri allievi. E mi piace in questo momento preciso ricordare e sottolineare che indirettamente, ma forse anche un po' inconsapevolmente, il giudice Rosario Livatino è stato promotore, a mio parere, di una rivoluzione culturale, perché forse uno tra i pochi ad agire libero, completamente scevro da ogni pregiudizio, come d'altra parte testimoniano tante testimonianze, ma una sue testimonianze, ma una in particolare, quella quando c'era un corpo ormai privo di vita di un boss mafioso e un ufficiale dei carabinieri era messo lì che rideva e si autoreferenziava per la morte del boss, e il giudice ebbe a dire: di fronte alla morte, chi ha fede prega, chi non ce l'ha tace. Ecco, questo è un grande messaggio di umanità, di dignità e di assenza dei deleteri pregiudizi che spesso sono la causa anche di tante cattive condizioni e situazioni. Bene, posso dire che ci stiamo avviando alla conclusione di un momento sicuramente carico di emozioni. Ci porteremo dietro oggi un'eredità di valori sicuramente grandi, un momento che lascerà, a parer mio, traccia nei nostri giovani, ai quali spero proprio rimanga questa testimonianza di un uomo che ha sempre sorretto la sua attività, la sua difficile attività, con i valori laici e con i valori spirituali, coniugandoli sempre sapientemente ed entrambi. E un'ultima riflessione: era di cani cattì il dottore Muratore, ne abbiamo parlato, era di cani cattì, il giudice canicattinese sarà proclamato beato in terra di Sicilia. Ebbene, in questa terra, che qualcuno ha detto non è solo terra di mafia, questa terra ha dato vita a questi personaggi straordinari, personaggi che forse in vita hanno vissuto in silenzio la loro parte, che hanno scritto forse in silenzio, perché il silenzio era prerogativa del giudice Lavatino, che hanno scritto in silenzio la loro storia, ma oggi il loro rumore giungerà alto, svettante, per lanciare immagini nuove, messaggi nuovi ai nostri giovani. Bene, io sono estremamente contenta, contentissima, e perciò passo di nuovo la parola alla mia preside per dare il suo saluto finale. Vi dico soltanto che sono arrivati tanti commenti, tante riflessioni, tante congratulazioni per il dottore Casali, per il dottore Muratore, per Don Giuseppe Livatino, al quale va tutta la nostra solidarietà per queste difficoltà tecniche. Ma come vede, Don Giuseppe, il rimedio c'è sempre, e poi abbiamo Giovanna dietro di noi che sicuramente risolve ogni problema. A lei la parola, preside. E allora, io volevo, a conclusione di questo bellissimo incontro, ringraziare chi è intervenuto, che ci ha emozionato nel ricordare la figura del giudice Livatino, ma anche nel ricordarci i valori religiosi e laici che devono improntare il nostro comportamento come cittadini, quindi il senso di giustizia rispetto delle persone e anche delle idee, quindi essere coerenti nelle nostre azioni quotidiane. Quindi ringrazio tutti i presenti, professore Casali, il don Giuseppe Livatino, l'architetto Massimo Muratore, tutti i dirigenti che ci hanno seguito e i ragazzi che ci hanno seguito a distanza. Ma se mi permettete, vorrei ringraziare la professoressa Ingorvaia per aver condotto egregiamente questo incontro, ma anche la professoressa Cavaleri, che dietro le quinte ci ha guidato e risolto tanti problemi tecnici. Quindi è stato un incontro molto formativo, credo, e quindi io ringrazio tutti quanti voi per il vostro intervento. Leggo questo bel messaggio che vedo sotto: gli uomini passano, le idee restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Questo è il messaggio finale che vogliamo lanciare
e quindi ringrazio per essere di Franco per aver per essere così presente a distanza a questo incontro. Quindi lanciamo questo messaggio così importante per le nuove generazioni. E io vi ringrazio tutti quanti. Professoressa Cavaleri, vuoi dire qualche cosa? Giovanna, vuoi dire qualcosa? Ci sono, ringrazio tutti, ma ringrazio per qualcosa di diverso, vorrei ringraziare per qualcosa di diverso, cioè per l'entusiasmo. Quando si va a scuola a volte noi pensiamo che sia solo una questione di dovere, ma quando c'è qualcosa che va oltre, è l'entusiasmo di un'iniziativa, e il come nell'ambito scolastico è stata proposta con una semplicità, a volte le cose più semplici sono le cose quelle più belle. Con quale semplicità ho avuto il sì da parte dei nostri ospiti, compreso Don Giuseppe Di Patino, che so, e quanta fatica, questo webinar mi sembra anche l'immagine di tutto quello che noi stiamo vivendo in quest'anno scolastico. Non ci fermiamo di fronte agli ostacoli, ma andiamo avanti, nonostante tutto, nonostante gli impedimenti, perché il nostro intento è quello di far maturare i nostri ragazzi. Davanti abbiamo non semplicemente le immagini nostre, ma le immagini dei nostri alunni a cui vogliamo bene. Voler bene vuol dire volere il loro bene, e il loro bene passa attraverso anche il confrontarsi, perché in questo momento noi ci stiamo confrontando di fronte a un uomo che veniva definito ragazzino anche per la sua statura, non solo per altre cose, perché è piccolo. Quindi la statura non è stato un limite, ma è stato, anzi, verrà ricordato proprio per questa sua enorme grandezza, ed è il messaggio più bello che vogliamo dare ai nostri ragazzi. E ringrazio Giuseppina in maniera fortissima, perché è proprio la mia compagna di viaggio in questa esperienza, è propositiva, ha saputo sicuramente in questo momento superare anche i miei limiti. Una cosa funziona se si lavora insieme, qualsiasi cosa funziona se si è d'accordo e se si accettano anche i limiti e le difficoltà che ci sono. Grazie a tutti. Giuseppina, a te la parola. Sì, ed è quel pudore dei limiti che rende grandi le persone come te. Oggi è stato non un banco di prova, perché noi giornalmente siamo con mi senti? Sei connesso? Ce la fai? Ci sei? Quindi oggi è stato soltanto una ripetita Juvent, né più e né meno. Allora noi chiudiamo qua questo incontro meraviglioso, emozionante, carico di spunti. Ricordo però, prima di chiudere, a chi ci ha ascoltato, che la registrazione di questo webinar sarà possibile vedere attraverso la nostra pagina Facebook Fermi Licata, dove appunto potete, ma anche su YouTube. Quindi ringrazio ancora tutti quanti, non mi dilungo ancora. E chissà, magari ci si possa rivedere di nuovo per parlare di altre persone straordinarie della nostra straordinaria terra di Sicilia. Un abbraccio a tutti, arrivederci. Arrivederci a tutti, arrivederci, grazie.